Cari telespettatori, un appuntamento importante in questo ciclo che stiamo portando avanti, ne stiamo portando avanti per la verità due, uno sul Recovery Fund, cosa e come fare con le risorse appunto del Recovery Fund, ma più in generale sui fondi europei, l'altro è questo, economia circolare, cosa fare per non diventare ultimi. Sono molto contento di avere con noi la dottoressa Germana Avena, che è sindaco di Roccavione, che è un comune in provincia di Cuneo, in Piemonte, e perché abbiamo sentito il desiderio di ascoltare la dottoressa Avena? Perché nelle varie trasmissioni è uscita fuori anche la questione del fatto che l'Unione Europea dal 1 gennaio obbliga, la procedura un po' più complessa, però nella sostanza è questa, obbliga i cementifici e più in generale le industrie energivore a aumentare il combustibile da energia rinnovabile e ridurre quello da fossili, in particolare il petcoke. Non tutte le regioni sono allineate, nella gran parte delle regioni sostituire il petcoke con il CSS, che è appunto un'energia rinnovabile, sono fonti rinnovabili, è ammesso, e in altre regioni si è in ritardo, mentre questa data appare piuttosto imminente. Allora, tornando alla dottoressa Avena, la dottoressa Avena è appunto il sindaco di Roccavione, e a Roccavione insiste un importante cementificio, mi sembra del gruppo Buzzi, se non sbaglio, quindi un gruppo importante, e volevamo però fare un po' il punto con lei come è questa esperienza, l'impatto ambientale, lì viene utilizzato in Piemonte il CSS già da anni, quindi questo problema non c'è, però volevamo fare il punto avendo un'esperienza diretta. Senta, dottoressa, intanto grazie di aver accettato l'intervista. La prima domanda è sulla sostenibilità, che come lei sa è al centro sempre più al centro dell'attenzione pubblica e non solo. Il riferimento ai tre pilastri su cui si basa la sostenibilità, perché spesso si parla solo di sostenibilità ambientale, ma la sostenibilità ha tre pilastri, quella ambientale, quella sociale e quella economica. Qual è stato e qual è il rapporto con la presenza nel territorio comunale, appunto, del cementificio Buzzi, che, come dicevo, è un impianto molto importante? Se mi permette, prima vorrei puntualizzare il mio pensiero riguardo Prego. alla sostenibilità. Come giustamente detto, non è soltanto la parte ambientale, ma la parte sociale ed economica. Allora, se noi consideriamo nell'insieme, quindi sulla sostenibilità, un'attività, una qualsiasi attività, se noi la consideriamo nell'insieme ambiente, la società e lo sviluppo economico, ovviamente tutti sono sostenibili, no? Nel senso che Beh, insomma. però tutte le attività, da quando l'uomo non è più cacciatore e raccoglitore, impattano sull'ambiente. Quindi Certo. non è possibile. Io sono un Cioè, impatto po'. zero non esiste, però L'impatto magari sì. zero non Vai. esiste, però a me spiace quando la gente confonde la sostenibilità con l'impatto zero, no? Certo. Nel senso che, insomma, io dico sempre ai miei colleghi, i miei cittadini, non è che se tu hai l'automobile elettrica sei a impatto zero. Sarà un Forse impatto minore che con la benzina o il diesel, però un po' di impatto. Ma anche se uno va in bicicletta, eh? Se uno va esatto, in anche se uno, bicicletta e mette CO2, per come ho dire, detto, non visto che immagino. un cementificio sia un'industria di per sé pesante e quindi impatti molto sull'ambiente. Pensiamo che per avere il calcare dobbiamo fare le cave, dobbiamo avere le cave e Certo. poi dobbiamo avere delle emissioni. Quindi, dato questo, cioè, questo dato è inconfutabile, però noi possiamo ragionare appunto sulla sostenibilità, cioè quali sono i rapporti. Allora, intanto migliorare la parte ambientale, poi vedere quali sono le ricadute dell'attività sul sociale e sullo sviluppo economico. Allora, io direi che da sempre il cementificio, anche prima che fossero scelti questi combustibili alternativi, comunque ha avuto
un grosso impatto ambientale, ma ha avuto anche dei grossi sviluppi sulla nostra valle dal punto di vista economico. Noi eravamo una valle prettamente agricola e abbiamo avuto la possibilità di uno sviluppo economico buono grazie anche alla Buzzi, grazie a un'altra industria che è in Roccaglione, che è di nuovo un'industria che ha un valore ambientale grande, che è la Cartiera Pirinoli, no? E che ha un valore ambientale grande perché recupera, però ovvio che rilascia anche certe sostanze, però insomma. Quindi io direi che i rapporti con la Buzzi, col cementificio, sono andati via via, non riesco a togliere questa cosa, sono andati via via migliorando sempre di più, sia con l'ambiente, sia con la cittadinanza, quindi. E la questione, cioè, diciamo che è in progress, in continuazione. C'è un'interlocuzione continua che voi avete col cementificio. E qui mi scusi, passavo alla seconda domanda. Adesso, appunto, qual erano la sua esperienza di amministratore, ce lo stava dicendo. E appunto, se c'era una collaborazione con l'azienda, ma anche con le autorità di controllo, una verifica costante dei dati e così via, insomma. Sì. Allora, noi intanto devo dire questo, che 20 anni fa abbiamo incominciato questa strada e l'abbiamo incominciata insieme. L'abbiamo incominciata con la CSR che aveva fatto costituito una società Idea Granda insieme alla Pirelli, che allora aveva questo brevetto del CDRP, combustibile da rifiuto brevettato. Che era un po' l'antenato del CSS. Era l'antenato del CSS, un qualcosa di più, se si può dire, di un rifiuto, di più pulito, Certo. no? Diciamo. Quindi dicevo, è stata una strada percorsa insieme, quindi comune di Roccaglione in particolare, il comune di Rovidante, che è il comune subito vicino, la nostra azienda dei rifiuti e poi la Pirelli che aveva questo brevetto e dall'altra parte la Buzzi, no? Noi in allora, ecco, siamo stati affiancati in questo percorso dall'ARPA, molto ben affiancati dall'ARPA. Allora io voglio dire che in tutto questo percorso la base essenziale è il rapporto di fiducia che noi abbiamo con l'ARPA, perché se non ci si fida dell'ARPA, allora con la CSR, con la nostra azienda dei rifiuti e con la stessa Buzzi. Noi siamo partiti che non avevamo solo petcoke come combustibile, ma avevamo una serie di sostanze che la Buzzi poteva bruciare e che erano sostanze che problematiche, no? Nel senso che erano sostanze residui di vernice, addirittura è stato bruciato il palchetto del lingotto della fabbrica della Fiat del lingotto. Quindi noi eravamo in una situazione dove tutto quello che ci veniva proposto di miglioramento andava bene, no? E così noi ci siamo aperti a questa soluzione e abbiamo ragionato anche, è meglio bruciare dentro la Buzzi, dentro i forni, qualcosa che noi conosciamo come i nostri rifiuti, piuttosto che qualcosa che non conosciamo. Quindi questa è stata la base di partenza. La fiducia iniziale, su tutto, è che ancora perdura. E la certezza che sicuramente si poteva migliorare. Ho Poi, capito. per quanto riguarda quindi la collaborazione con l'ARPA, noi abbiamo avuto una richiesta dell'ARPA di mettere sui camini, in testa ai camini, di mettere dei controlli che vanno direttamente all'ARPA e che sono, è possibile, i cui dati sono possibili da verificare, sono Sì, mi sembra proprio un facilmente. dato reale. Ho visto per esempio anche in Umbria c'è Gubbio che ha due cementifici, c'è il cementificio della Colacem e quello dei Barbetti. Loro addirittura hanno 5 centraline in città, oltre che tutti i camini monitorati, ma momento per momento. Quindi proprio ho visto con i miei occhi, secondo per secondo i dati fanno tutti all'ARPA e quindi come vede che c'è una, se ci dovesse essere, diciamo, una discrasia interviene immediatamente, insomma. Cioè i controlli Certo. ci sono, mi sembra.
dappertutto. Adesso sento anche lei mi stava dicendo questo scenario in Piemonte, ma credo Certo. in tutta Italia oggi. Noi di 20 anni fa, insomma, lo Certo, scenario. quindi senta, dottoressa, e l'atteggiamento, ma mi curiosisce questo, perché queste cose sono sempre delicate da un punto di vista, diciamo così, dell'opinione pubblica, che spesso ci vuole tempo, no, prima che vengano fatti passare. Qual è stato diciamo, l'atteggiamento, il cambiamento di atteggiamento dei cittadini appunto di Rocca Vione sull'impatto dell'attività produttiva in generale, ma su quello del cementificio in particolare? Cioè, da quello che capisco, c'è stata un crescendo di fiducia o no? Sì, guardi, sempre, allora, sono due i dati di base per l'atteggiamento, per come l'atteggiamento dei cittadini si sviluppa nei confronti di un'attività del genere. Una è la fiducia, che ho già citato, e l'altra è la trasparenza. Cioè noi dobbiamo garantire, allora intanto, portare a conoscenza dei cittadini tutto, che non ci sia niente di nascosto. Naturalmente accettare anche chi la pensa in modo diverso. Certo, Venire incontro alle persone che la pensano in modo diverso, che magari hanno bisogno di essere, non è che sono contrari subito, ma hanno bisogno di essere anche rassicurati sotto tanti punti di vista. informati, certamente. Informati, rassicurati anche attraverso delle indagini particolari. Quindi noi siamo partiti con dico noi, quando dico noi, è stato fatto sempre Rocca Vione e Rovilante, perché allora lo stabilimento insiste su Rovilante. Ma è proprio al confine, Quindi, no? certo. E invece lo stabilimento che produce il combustibile da rifiuto, Idea Grande, insiste su Rocca Vione. Ah, perché voi avete anche, lì c'è anche proprio uno stabilimento che produce il CSS, per capirci. Sì. Quindi c'è tutta una filiera, come è opportuno, perché almeno la ricchezza, diciamo, rimane nel Poi il territorio. CSS arriva anche da un altro consorzio, ma la base, la principale, arriva da noi. Ho capito. E quindi erano molto vicini. Noi abbiamo raccontato ai nostri cittadini, attraverso diverse riunioni pubbliche aperte, che cosa si voleva fare. Abbiamo ascoltato le associazioni, i medici, eccetera. Abbiamo chiesto attraverso l'ASL, ci sono chieste, le faccio solo un esempio. Si sono fatte delle ricerche sul latte delle puerpere, no? Per vedere che cosa, quali potevano essere. Poi delle statistiche sulla mortalità di tutti i paesi della valle, in particolare di Rocca Vione e Rovilante. E poi l'altra parte era quella della fiducia, che la fiducia è consolidata, la fiducia dello stabilimento è consolidata, perché quando fu costruito ebbe un impatto terribile anche di emissioni. Però la gente vedeva che man mano la buona volontà dell'azienda proseguiva e andava verso la migliore, diciamo, le migliori tecniche efficienti che possono esserci in un cementificio, venivano utilizzate. Quindi io direi che i cittadini non hanno mai avuto dai cittadini non c'è mai stato un impatto negativo. Ci sono state sollevate alcune problematiche cui noi abbiamo fatto fronte, e diciamo che le cose si sono pian pianino messe a posto. Noi non abbiamo poi avuto nessuno strascico né di proteste, sia civili sia magari un po' fuori dalle righe. Noi siamo stati molto, cioè abbiamo accompagnato i nostri cittadini, e credo che loro si siano resi conto di quanto si faceva tutti insieme. Ecco. Complimenti, stanno sempre un po'. Coinvolgerli in questo processo. Certo. Senta, mi scusi, gli inventari dell'ARPA, un po' in tutte le regioni, mettono sul banco degli imputati le polveri fini. E che poi bisogna dire, in molte realtà è un po' il traffico, ma soprattutto sono gli riscaldamenti, da questo almeno quello che emerge nel quadro generale italiano, su cui bisognerebbe intervenire. Insomma, volevo fare alla fine di tutto il discorso, qual è la situazione ambientale del suo comune? Che giudizio può dare sulla qualità dell'ambiente del Rocca Vione, Rovilante e diciamo in generale della valle? Ma noi ci sono, come ha detto lei, praticamente avendo un'arteria, una strada statale che porta verso la Francia, abbiamo anche del traffico, quindi le polveri sottili sono andate anche da quello. Abbiamo anche una grossa problematica,
che la gente, cioè, magari non si pensa mai. Noi abbiamo una zona ancora molto rurale, boschiva, no? Così, e quindi si usano molto le caldaie a legna. Le caldaie a legna drammaticamente creano veramente inquinamento. Lì è un'altra delle questioni della sostenibilità. La caldaia, la questione delle risorse forestali utilizzate in grandi caldaie con il cippato, eccetera, non è che fanno impatto zero sull'ambiente, no? Quindi noi abbiamo, diciamo che è migliorato tantissimo la qualità dell'aria da quando l'Italcementi è chiusa, perché noi vicino a 2 chilometri abbiamo un'altra cementeria, avevamo un'altra cementeria con delle tecniche obsolete, perché era stata costruita nel 1950, era impossibile rimetterla a posto e fare tutti quegli interventi che ha fatto la Buzzi, e a un certo punto è stata chiusa, credo anche per ragioni logistiche. Però da quel momento lì ovviamente si è avuto un miglioramento incredibile. Ho capito. Dottoressa Avena, io la ringrazio davvero tanto, abbiamo portato una bella, mi sembra un'esperienza positiva, che è riuscita ad abbinare lo sviluppo economico con un impatto ambientale via via riducendosi, anche perché la tecnologia avanza, quindi magari fra 10 anni ci saranno cose ancora meno impattanti, anche perché io ho visto i dati di varie realtà, mi ha colpito molto, faccio le porto l'esempio di Gubbio perché l'ho studiato attentamente. Allora lì praticamente su 100 di inquinamento, chiamiamo così, parliamo di polveri, poi di sottili, ci sono di varie cose, praticamente il 60% deriva dai riscaldamenti, mi pare il 10% circa, l'8, il 10 forse anche meno, dal traffico, e le attività produttive sono il 3-8. Cioè bisognerebbe avere un quadro completo per sapere dove intervenire, no? In via priorità. È chiaro che il 60% danni di riscaldamenti, forse bisogna intervenire lì. E conti anche quanti mesi abbiamo noi di riscaldamento. Certo, e poi certo, e anche Gubbio ce l'hanno. Perché perlomeno 6 mesi all'anno. Sì, sì, appunto. Allora magari bisognerebbe intervenire lì con opportuni incentivi, cambiare modalità, ridurre l'impatto lì, perché mi sembra che lì sia il grosso. Insomma, almeno questo dai dati che emergono, che sono dati ufficiali, ci sono le centraline, insomma. Bene, dottoressa, ricordo abbiamo parlato con la dottoressa Germana Avena, che è il sindaco di Roccavione e che appunto ci ha potuto portare, siccome sapevo che era una bella esperienza, e perché il cementificio Buzzi è grande, insomma, lì non è che è un piccolo cementificio, quindi no, è grande, è grande, quindi era molto interessante capire non solo l'impatto ambientale ma anche l'atteggiamento della popolazione e come si era evoluta la cosa. La ringrazio davvero tanto, dottoressa. Bravo, arrivederci. Thank you.